La stagione balneare era ormai per finire. In due sediletti vicini, in un crocicchio sotto gli alti platani, stavano un giovanotto pallido, anzi giallo, magro da far pietà dentro l'abito nuovo, chiaro, le cui pieghe, per essere troppo ampio, ancora fresche della stiratura, cascavano tutte a zigzag, e un omaccione sulla cinquantina, con un abituccio di teletta nera tutto raggrinzito, dove la pinguedine enorme non lo stirava fino a farlo scoppiare, e un vecchio panama sformato sul testone raso. Reggevano entrambi per il manico i bicchieri ancor pieni della tepida e greve acqua alcalina presa orora alla fonte. L'uomo grasso, quasi intronato ancora dagli strepitosi ronfi che aveva dovuto tirar col naso durante la notte, socchiudeva di tanto in tanto nel faccione da padre abate satollo e pago gli occhi imbambolati dal sonno. Il giovanotto magro, all'aria frizzante della mattina, sentiva freddo e aveva perfino qualche brivido. Né l'uno né l'altro sapevano risolversi a bere e pareva che ciascuno aspettasse dall'altro l'esempio. Alla fine, dopo il primo sorso, si guardarono con volti contratti dalla medesima espressione di nausea. «Il fegato, eh?» domandò piano, a un tratto, l'uomo grasso al giovanotto, risedendosi. «Colichette epatiche, eh? Lei ha moglie, mi figuro?» «No, perché?» domandò a sua volta il giovinotto, con un penoso raggrinzamento di tutta la faccia che voleva essere sorriso. «Mi pareva, così all'aria», sospirò l'altro. «Ma se non ha moglie, stia pur tranquillo. Lei guarirà». Il giovinotto tornò a sorridere come prima. «Lei soffre forse di fegato?» domandò poi, argutamente. «No, no, niente più moglie, io», s'affrettò a rispondere, con serietà, l'uomo grasso. «Soffrivo di fegato, ma, grazie a Dio, mi sono liberato della moglie. Son guarito. Vengo qua da 13 anni ormai per atto di gratitudine. Scusi, quando è arrivato lei?» «Ieri sera, alle 6», disse il giovanotto. «Ah, per questo!» esclamò l'altro, socchiudendo gli occhi e tentennando il testone. «Se fosse arrivato di mattina, già mi conoscerebbe». «Io la conoscerei?» «Ma sì, come mi conoscono tutti qua. Sono famoso. Guardi, alla piazza dell'Arena, in tutti gli alberghi, in tutte le pensioni, al circolo, al caffè de Pedoca, in farmacia. Da 13 anni a questa parte, stagione per stagione, non si parla che di me. Io lo so e ne godo e ci vengo apposta. Dove è sceso lei? Da Rori? Bravo! Stia pur sicuro che oggi, a tavola da Rori, le narreranno la mia storia. Ci prendo avanti, se permette, e gliela narro io, filo filo». Così dicendo, si tirò su faticosamente dal suo sedile e andò a quello del giovinotto, che gli fece posto, con la faccetta gialla tutta strizzata per la contentezza. «Prima di tutto, per intenderci, qua mi chiamano il marito della dottoressa. Cambiè mi chiamo, di nome Bernardo. Bernardone, perché son grosso. Beva. Bevo anch'io». «Bevvero». Fecero una nuova smorfia di disgusto che vollero cangiare subito in un sorriso, guardandosi teneramente. E Cambiè riprese. «Lei è giovanissimo e patituccio sul serio. Queste confidenze sviscerate che le farò le potranno servire più di questa acquaccia qua, che è amara, ma in compenso non giova a nulla. Creda pure, ce la danno a bere, in tutti i sensi. E noi la beviamo perché è cattiva. Se fosse buona... Ma no, basta, perché lei fa la cura e le conviene aver fiducia. Deve sapere che sentivo dire matrimonio e, con rispetto parlando, mi si rompeva lo stomaco. Proprio mi veniva di... Sì, signore!